Adesso, cari amici di YouTube, siamo pronti per lavare questa coperta qua, che è una coperta sintetica. E infatti il programma che andremo a utilizzare noi è il 12 sintetici delicati. Visto che è tutto pronto, detersivo, ammorbidente, le opzioni non lo scelgo nessuno, possiamo andare all'avvio. 3, 2, 1, via. E siamo partiti. E siamo partiti. Caricamento dell'acqua e lavaggio principale. A 35 gradi. Ci siamo dimenticati di dire a 35 gradi. La particolarità di questa canti che praticamente se to, aspetta che adesso faccio vedere essendo praticamente la prima serie della Domino ancora porta lo blocco cromato delle serie precedenti. Eccola qua l'acqua. Si dovrebbe fare livello alto, credo. Credo di sì. Adesso non so se parte subito o resta ferma, però. O se resta ferma per scaldare un po'. Lo scopriremo tra pochi secondi. Ecco il livello dell'acqua che sale. Un bel livello. Eccola. No. Come possiamo vedere il cesto non è particolarmente pieno, ma comunque la biancheria, la coperta in questo caso, si gira tranquillamente, senza problemi, senza impicci. Ecco. Come abbiamo potuto constatare, all'inizio ha fatto una doppietta. La doppietta candiana. Eh sì. Zoomiamo un po', ecco, così vediamo bene il cestello. Non so se dal video si riesce a vedere bene. Comunque il cestello è il tipico cestello candy con la cupola sul fondo, con il cupolone sul fondo. Eccolo, vediamo, avviciniamo un po'. Sa che il detersivo sì, l'ha preso perché sì c'è la schiuma. Perfetto, non... anche come dosaggio va benissimo. Lo dimenticavo di dirvi all'inizio, ma penso ormai si sia capito che questa lavatrice è dotata di motore ad induzione. Mi sa che è partita la resistenza, scatta qua. Sì, si sente. Ah, poi gira anche veloce. Ah, ecco qua. Qui abbiamo il contatore. Noi siamo attenti ai consumi, ecco, quindi teniamo sott'occhio anche il consumo della lavatrice. Mi si vede a me qua. Anche a me! Eccomi qua. Vabbè, ma noi ci concentreremo sulle lavatrici. Sulla lavatrice, che è ciò che ci interessa di più. Ah. Scattino del timer. E poi 13 è il programma Lana. Adesso troppo sta nel mezzo, vero? Fra i 13 e i 12. Sì. Quando arriva a 13 il programma Lana. Adesso è a metà strada. Pausa. È una lavatrice che ha vissuto parecchio, questa sicuramente ha visto molti lavaggi e centrifughe nella sua vita, però sono positivamente sorpreso innanzitutto da come è tenuta bene, a parte qualche piccolo segno di ruggine, ma è minimo. Cosa minimissima, minimo. Direi. E poi il motore che tiene perfettamente botta, abbastanza silenzioso.
Allora, adesso spiego io il motivo per cui ho scelto un programma delicato. Perché, vedete su YouTube, anche su altri social, eccetera, diciamo che almeno l'80% dei video sulle candy, domino, primato, classic, eccetera, tutti hanno filmato il ciclo cotoni. No, noi invece andiamo controcorrente e... Esatto. E vi mostriamo il programma Delicati. Perché poi praticamente il programma Delicati, due, tre a massimo visto. Allora dico, andiamo controcorrente. E riprendiamo il programma Delicati. Adesso l'ho sentita anch'io. Quando ho fatto la pausa, la resistenza, il sibilo della resistenza in funzione. Doppietta. Altra doppietta a sorpresa. Infatti devo dire che fra tutte le canti questa è stata la scelta più azzeccata fra quello che avevo a disposizione. Un bel ritorno al passato questo. All'altronde ste lavatrici qui puoi veramente centrifugare anche le pietre che tengono botta, escono fuori le pietre frantumate, casomai. Poi sospensione a pattini, vasca, filtro di scarico. Ah giusto, filtro di scarico, ma evidentemente è stato cambiato, non è il suo originale, ma meglio così. Poi mi è stato riferito anche il condensatore del motore. Del motore cambiato, quindi. Infatti sì, dovete sapere che noi ieri abbiamo fatto già un piccolo esperimentino di risciacquo e centrifuga. Con due di questi però. Ecco, con due coperte di queste, quindi con il cesto anche bello pieno. E le partenze in centrifuga sono state sorprendentemente. Innanzitutto stabili, ecco. Prima cosa, e poi senza sforzi, insomma, il cestello è partito subito, il motore ha una bella potenza, insomma. Togliendo il fatto che il soccappi quasi ti spugna, però, sintetico spugna, logicamente ha assorbito molta acqua, perché poi basta vedere il livello come si è abbassato. Troppa luce però. Troppa luce? Non riesco a far vedere dentro. Aspetta, mi avvicino. Spostarti un po' di qua, verso il centro. Mi giro un po' di profilo così ti. Oh, ok, benissimo. Ti lascio lo spazio. Benissimo. Ecco qua. È lo spazio qui a nostra disposizione è un po' molto. È un po' sacrificato. Ho peccato la pausa. Pausa di riflessione. Mi sono allontanato a fare la rotazione. Vabbè. Però mi sa che io dovrei abituarmi a fare come ho sempre fatto con tutte le mie lavatrici di casa qua giù. La morbidente caricala all'ultimo. Sì, secondo me è meglio. Secondo me è meglio. Ok. Per evitare che magari va giù, succede qualcosa. Poi anche alcuni tipi di ammorbidente, almeno gli ultimi che ho usato, sono talmente concentrati, talmente densi, che anche se la macchina carica l'acqua, rimane mezza roba lì nella vaschetta, che poi è tutta un'incrostazione, uno schifo. Esatto. Vabbè. E anche sì, per dire, con ammorbidenti anche di marca, quindi non con roba scadente. Io utilizzo questo. Ah, ecco. Ah, il Vernel, l'ho usato anch'io, quello molto buono. Blue Oxygen. Io adesso fra un po', quando arriva a ci spengo. Facciamo perché una pausa, sì. Perché sennò troppo su YouTube non me lo carica troppo velocemente. Facciamo dei clip, cerchiamo di mantenerci corti, tanto secondo me è meglio più clip esatto. Piuttosto che uno unico lunghissimo. E con questo direi di fare
dopo la rotazione una piccola pausa. Una piccola pausa, rimanete in linea. A dopo!